In questo video voglio parlarti della lettera di Sardi nel libro dell'Apocalisse. Ciao, sono Cristian Morano e se sei nuovo nel mio canale ti invito a iscriverti attivando la campana di notifica. All'angelo della chiesa di Sardi scrivi: queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere, tu hai fama di vivere, ma sei morto. Sii vigilante e rafforza il resto che sta per morire, poiché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. Ricordati dunque come hai ricevuto e ascoltato la parola, continua a serbarla e ravvediti. Perché se non sarai vigilante io verrò come un ladro, e tu non saprai a che ora verrò a sorprenderti. Tuttavia Sardi ci sono alcuni che non hanno contaminato le loro vesti. Essi cammineranno con me in bianche vesti, perché ne sono degni. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. La chiesa di Sardi appariva essere una chiesa spirituale, ma nella realtà era una chiesa morta ed era una comunità che dormiva a livello spirituale. La città di Sardi era una città prospera e la loro prosperità aveva causato una morte spirituale, cioè non operavano nella potenza dello Spirito Santo ed erano privi dell'intimità con Gesù. E quindi non subivano neanche persecuzione perché non si muovevano nella potenza dello Spirito Santo, essendo che vivevano nel compromesso. Ma il Signore li avvertì di svegliarsi perché sarebbe venuto come un ladro nella notte. Anche Paolo nella seconda lettera ai Tessalonicesi avverte che il Signore sarebbe venuto come un ladro nella notte. Quindi questo porta all'evento della distruzione del Tempio negli anni 70 d.C., che come ho già spiegato negli altri video c'è stato un genocidio da parte dei Romani con la distruzione del Tempio e anche la distruzione di Gerusalemme. Difatti Gesù stesso aveva dato strategia e istruzione ai discepoli su come fuggire da questo evento e salvarsi la vita. Per quanto riguarda per i cristiani che non avevano contaminato le loro vesti, Gesù promette che cammineranno con lui in veste bianche, nel quale certamente è simbolo di vittoria, di purezza e anche di vita nuova, ma per la chiesa di Sardi aveva un grande significato, nel quale li distingueva dal resto dei cittadini di Sardi, perché storicamente la popolazione di Sardi era famosa per indossare una lunga veste rossa. E in più Gesù disse che non cancellerà il loro nome nel libro della vita. Certamente questo è riferito anche al libro dell'Esodo, dove Dio dice a Mosè che chi aveva peccato verrà cancellato dal libro di Dio e dal libro della vita. Ma nel primo secolo era uso nelle città, tra cui Sardi, avere un registro ufficiale con tutti i nomi dei cittadini maschi. E se un cittadino veniva condannato per un crimine, le autorità erano autorizzate a rimuovere il nome dal registro. Quindi era come una rimozione della cittadinanza ed era un modo per non danneggiare la reputazione della città, essendo che quel cittadino non apparteneva più a quella città. Queste per noi al giorno d'oggi sono semplici similitudini, ma per un cittadino della chiesa di Sardi sicuramente avevano più valore. Nel prossimo video parlerò della chiesa di Filadelfia. Se ti è piaciuto questo video condividilo, metti un mi piace, iscriviti al mio canale attivando la campana di notifica. God bless you!